C'era una volta, in una terra lontana e misteriosa, un uomo di nome Simone. Simone non era un uomo comune, era un uomo devoto e con il cuore ardente di amore per la Vergine Maria. Fin da giovane sentiva una chiamata speciale, una voce dolce e penetrante che lo invitava a dedicare la sua vita alla Madre di Dio. Simone lasciò la sua terra natale, l'Inghilterra, e partì alla volta della Palestina, un luogo sacro, ricco di storia e di fede. Con il cuore pieno di speranza e determinazione, percorse a piedi nudi ogni angolo di quella terra benedetta, pregando e meditando nei luoghi dove avevano camminato santi e profeti. Una notte, mentre il cielo sopra il Monte Carmelo era tempestato di stelle, Simone si trovò immerso in una preghiera profonda. Il silenzio della notte era rotto solo dal sussurro del vento tra le fronde degli alberi. Fu in quel momento che accadde qualcosa di straordinario. Una luce divina avvolse Simone e davanti ai suoi occhi si manifestò la Vergine Maria con un sorriso pieno di amore e tenerezza. «Figlio mio», disse la Vergine con una voce dolce e rassicurante, «prendi questo scapolare. È il segno del mio amore per te e per tutti coloro che mi sono devoti. Indossalo con fede e prometto di proteggerti in vita, di aiutarti in morte e di condurti al cielo dopo la morte». Simone, col cuore colmo di gratitudine e devozione, prese lo scapolare con mani tremanti. Sentiva il calore dell'amore di Maria avvolgerlo come un abbraccio materno. Da quel momento in poi, lo scapolare divenne il suo tesoro più prezioso, un simbolo tangibile della protezione divina. Ritornato in Inghilterra, Simone diffuse con grande zelo la devozione allo scapolare. Le sue parole erano come una melodia che toccava i cuori delle persone, ispirandole a indossare con fede quel sacro segno d'amore. La devozione si diffuse rapidamente, come un fuoco che brucia con passione, e molti trovarono conforto e speranza nella promessa della Vergine. Anche i papi, riconoscendo la potenza e la bellezza di quella devozione, concessero molte indulgenze a chi portava lo scapolare con fede. Promisero la liberazione dal purgatorio grazie all'intercessione di Maria il primo sabato dopo la morte. Ogni anno, il 16 luglio, la solennità della Beata Vergine del Carmine veniva celebrata con grande gioia e devozione. Era un giorno speciale, un giorno di ringraziamento per il dono dello scapolare e per la protezione amorevole di Maria. Simone, il grande devoto, colui che aveva portato la luce della speranza in tanti cuori, visse una vita lunga e piena di grazia. Morì in pace, con il sorriso sulle labbra, sapendo che la Vergine lo avrebbe accolto tra le sue braccia amorevoli. E così la storia di Simone e dello scapolare del Carmine continuò a vivere nei cuori di molti, un ricordo eterno dell'amore di Maria per tutti noi. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.